Matteo Russo, presidente della Pallavolo Cerignola, dunque avete chiuso questa partita con una sconfitta per 3-0 e si chiude anche una stagione che avrebbe dovuto avere ben diverse aspettative, ma che invece si è chiusa nel peggior modo possibile con la retrocessione. Sì, dal punto di vista sportivo sicuramente non è stata una stagione positiva. Il campo ha detto che non abbiamo meritato la permanenza in Serie B. Poi ovvio che nelle valutazioni non dobbiamo solamente considerare quello che è risultato nel campo, ma ci sono stati tantissimi altri aspetti positivi, dal settore giovanile piuttosto che da un'organizzazione seria di tutta una stagione, e sono i punti che saranno fondamentali per ripartire con il progetto del prossimo anno. Tra l'altro so che dopo la partita avete avuto un summit con il direttore sportivo Valeccio. No, abbiamo fatto dei saluti finali con tutte le atlete, quindi non c'erano dei saluti particolari, sono solo salutati e... Quando si potrà cominciare a prospettare per il futuro della squadra, o quantomeno per cercare di un programma serio per poter risalire quanto prima possibile? Noi adesso abbiamo concluso oggi l'esperienza del campionato di Serie B, in settimana abbiamo terminato anche la nostra Under 16, è andata benissimo, quindi termineremo le attività sportive e sono già previsti appunto degli incontri per analizzare quella che è stata questa stagione e programmare sicuramente le attività future. Grazie.